Buonasera, bentrovati con la nostra informazione che purtroppo apriamo con una tragica notizia di cronaca. Stamattina nel cuore di Gallarate un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato da una finestra del sesto piano. Gli inquirenti propendono per un gesto volontario che getta nello sconforto l'intera comunità gallaratese, dove il professionista era da lungo tempo conosciuto e stimato. Sul posto per i rilievi del caso, polizia e vigili del fuoco. Voltiamo pagina, parliamo di politica perché è stato presentato a Busto Arsizio lo stand per la nuova superstrada ciclabile. Nell'occasione Fontana e Antonelli hanno rafforzato, diciamo così, i fili del centrodestra. Il progetto Fili è un grande progetto di rigenerazione ultraurbana perché coinvolge la città di Milano, le stazioni di Cadorna, la stazione di Bovisa, coinvolge Saronno, coinvolge Busto Arsizio e soprattutto coinvolge una grande linea di comunicazione sulla quale ci sarà una delle più lunghe ciclovie della nostra regione, con un sacco di verde e con una grande iniziativa che va nella direzione della sostenibilità. Quindi è una bellissima iniziativa, un'iniziativa che credo sia giusto far conoscere ai cittadini, anche perché il comune di Busto Arsizio è stato molto bravo, devo dire, il sindaco e tutta l'amministrazione sono stati molto efficienti e hanno ottenuto una serie di finanziamenti. In occasione della presentazione dello stand del progetto Fili, che resterà a Busto Arsizio fino alla fine del mese, nella centralissima piazza San Giovanni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è arrivato in città il giorno dopo l'endorsement dell'intero centrodestra per la sua ricandidatura e il primo cittadino, Emanuele Antonelli, hanno intessuto in modo ancor più stretto il reciproco appoggio. Come al solito dico che Busto è capo mondi, chiaramente una volta che il presidente Fontana ha annunciato la sua candidatura, dove inizia? A Busto Arsizio, ed è giusto così. Busto è una città di centrodestra, Busto è una città che lo appoggerà incondizionatamente. E a Busto non piacciono i Volta Gabbana, la Moratti ha fatto un grosso errore per un suo capriccio personale. E noi saremo tutti con Fontana, con lui abbiamo un rapporto speciale, nel senso che quando lo chiamiamo, quando abbiamo bisogno di qualcosa per Busto Arsizio, e parlo per tutta la provincia di Varese, lui c'è sempre stato, per cui io sono contentissimo della sua ricandidatura e sono convinto che ha lavorato benissimo con tutto quello che è successo in Lombardia, cosa sarebbe successo in altre parti non so come saremmo usciti, e quindi avanti tutta con Attilio Fontana. E a proposito di regione, premiate a Varese 70 imprenditori storici del territorio. Il record è della Galleria Ghigini che compie 200 anni. La nostra attività è appunto a Varese dal 1822, proprio quest'anno festeggiamo 200 anni di presenza in città ed è proprio anche una casualità felice il fatto di ricevere questo riconoscimento di negozio storico. Davvero sbalorditivo il traguardo raggiunto dalla magnifica galleria d'arte immersa nel cuore della città giardino, un fiore all'occhiello per l'intera provincia, accomunata dai premi che Regione Lombardia ha assegnato a 70 imprese del Varesotto, familiari, fisiche e radicate. Il commercio dà l'esempio primo di quello che è il rapporto tra cliente e appunto operatore, che non verrà mai meno e che non verrà mai sostituito dall'online. Queste aziende, incastonate nella tradizione delle loro comunità, hanno vinto tante sfide, compresa quella del passaggio generazionale. Mia figlia sarà la quarta generazione che è presente e che continuerà questa attività. Un po' di promozione ci sta. Sul posto l'assessore regionale Guidesi, che ha voluto portare sui territori, anziché concentrare a Milano, l'edizione di quest'anno, un po' per valorizzare l'appartenenza delle attività e un po' per raccogliere le istanze della categoria, alle prese con una crisi che non ha nulla a che fare con la competitività d'impresa. Le problematiche sono quelle relativamente ai costi dell'energia, sono un problema che noi affrontiamo ormai da più di un anno, abbiamo messo in campo alcuni strumenti, alcuni li ha fatti il governo nuovo ha come priorità quello dell'intervento relativamente ai costi dell'energia, ma stiamo attendendo da troppo tempo che l'Europa metta in campo ciò che deve mettere in campo, per cui gli stessi strumenti che aveva fatto durante la pandemia sanitaria.
Ma restiamo in tema perché prima di andare a Ville Ponti, l'assessore Guidesi ha, come accennato, visitato alcune aziende di Gallarate. Allora ecco alcuni degli spunti emersi. Conoscere le aziende del territorio per poterle aiutare è l'obiettivo del tour da parte dell'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, che oggi ha fatto tappa anche a Gallarate, iniziando dalla storica industria tessile di Viale 24 Maggio, per poi continuare con la visita in centro di altre due realtà, accompagnato dal sindaco di Gallarate Andrea Cassani e dall'assessore alle attività produttive Claudio Mazzetti. E attraverso questi incontri anche far conoscere gli strumenti che già mette a disposizione la Regione Lombardia, che vanno nella direzione di aiuto all'investimento, di aiuto all'efficientamento energetico, strumenti per il credito, per la liquidità, però credo che le visite principalmente servano per dire che la Regione sta dalla loro parte. Risparmio energetico, attenzione agli sprechi, ma soprattutto è grazie alla continua innovazione tecnologica che la storica fabbrica di tessuti a Gallarate ha superato le crisi del passato e riesce ad affrontare anche quella attuale, ad investire in nuove linee, oltre a sviluppare prodotti di qualità e con certificazioni che pochi in Italia raggiungono. La crisi la società la sta avvertendo, in particolar modo per i consumi energetici. Tra l'altro c'è un diffuso aumento delle materie prime, comprate sia a livello nazionale che internazionale, c'è un aumento dei costi di trasporto, in particolar modo per i noli e i dazi, raggiungendo anche la parità euro-dollaro per chi compra e importa e paga in moneta statunitense. Questo ha comportato sicuramente un'erosione dei margini che la società ha affrontato facendo dei risparmi dove si poteva, e sono, come dire, allo studio dei nuovi prodotti, perché l'innovazione per questa azienda negli ultimi 7-8 anni è stata l'arma vincente. Da Gallarate a Bustarsizio, stasera al Sociale il concerto della Croce Rossa con la premiazione dei dipendenti, dei volontari delle Croce Rossine in prima linea per la pandemia. Intanto è stata apposta una targa alla prima sede dell'allora sottocomitato locale. Ascoltiamo questa storia dallo storico locale Roberto Albetti. Proprio in questo luogo, qui, il 9 novembre di 120 anni fa, venne inaugurato il posto di soccorso del sottocomitato di distretto della Croce Rossa di Bustarsizio. Questa che era l'abitazione del ragionier Pietro Canzani, che fu il primo presidente del sottocomitato, anche se la villa era detta Villa Teresa proprio perché era di proprietà della moglie. La Teresa Ottolini era la figlia quartogenita di Carlo Ottolini, il fondatore dell'omonimo cotonificio, quello che poi cambiò varie volte la ragione sociale fino a diventare il celebre cotonificio bustese. Dove oggi sorge il Museo del Tessile. Sì, esatto. Era una famiglia che, diciamo, rispetto ad altre famiglie bustesi non faceva niente per nascondere il suo stato sociale, in altre parole la sua ricchezza. Quindi gli edifici dei vari fratelli Ottolini sono lì a testimoniarlo, così come lì a testimoniarlo lo stesso reparto di filatura del cotonificio, che è l'unico sopravvissuto e che oggi appunto ospita la sede del Museo del Tessile. Lei come ha scoperto queste informazioni? Allora, ho fatto una ricerca, non essendo più disponibile materiale d'archivio, ho fatto una ricerca essenzialmente su tutta la stampa d'epoca, incrociando i dati sia della cronaca prealpina, anche dal Corriere della Sera arrivò a dedicare alcune righe proprio all'evento di questo giorno di 120 anni fa, tanto fu il clamore di questa cosa. Così, esattamente 120 anni dopo la fondazione del sottocomitato bustese, lo storico locale Roberto Albè ha riassunto le vicende legate alla targa apposta alla villa di Via Palestro, che oggi ospita la cooperativa ASDA Speranza, in memoria della prima sede della Croce Rossa locale, che fu anche il primo pronto soccorso cittadino. E nonostante il periodo non facile per via della crisi energetica, sarà un Natale spettacolare e luminoso quello dei giardini estensi di Varese. Lo assicurano gli artisti dello Studio Festi che abbiamo incontrato oggi. È un Natale di luce, rinascita e speranza, quello che gli artisti dello Studio Festi metteranno in scena ai giardini estensi, trasformati dall'8 dicembre a metà gennaio nel Regno dell'Incanto. Uno spettacolo continuo, dinamico, luminoso e interattivo, incentrato sul concetto di viaggio e ricolmo di suggestive chiavi simboliche per una comunità umana che dopo il Covid e nel pieno dell'ennesima crisi cerca di squarciare le tenebre dell'incertezza. L'umanità si è sempre presa paura di questo fatto che
le notti si allungano e i giorni si accorciano e c'era il timore che le notti diventassero totali. E quindi quando poi invece succede col solstizio che finalmente la notte comincia ad accorciarsi, beh, ebbene lì si mettono tutte le feste. Noi abbiamo Bambin Gesù che nasce, che è la luce del mondo, e quindi la luce è il tema di questa vicenda, cioè della promessa che la vita riprende. Progetto ambizioso dunque per una città che non ha paura di puntare alto. È un evento questo che sta crescendo insieme alla città, col supporto dei commercianti, degli operatori del turismo. Insomma, penso che sia davvero la svolta. Queste iniziative bisogna crederci, occorre andare avanti, si sviluppano ovviamente nel corso degli anni, ma sono quelle che davvero identificano i territori e portano valore. E sempre a Varese domani tornano gli appuntamenti della festa di San Martino, giornata clou domenica. Torna la festa di San Martino e torna con il dolce Martino, realizzato sempre da Pasticceria Maculan da 3 anni a questa parte, che sarà in vendita solo ed esclusivamente in occasione della festa, quindi venerdì 11 e domenica 13 novembre. Insieme al dolce Martino si potranno acquistare le rose benedette, che anche queste concorreranno a raccogliere fondi per le opere benefiche della parrocchia. Ci sarà un programma ricco di iniziative destinato a tutta la famiglia. Si parte dalle 10 alle 18 con le bancarelle delle associazioni Onlus e No Pro e degli hobbisti presenti in via Dandolo e piazza del Tribunale, e poi ci saranno i laboratori creativi. Quest'anno realizzeremo il cavallo di San Martino con materiali di recupero, ci sarà il classico trucca bimbi, ci sarà Mago Andrea che sarà presente al mattino alle 11 in piazza dei Bersaglieri e il pomeriggio alle 3 in sala Montanari, ci sarà l'FM Horse Dream Farm per la tradizionale sfilata a cavallo che partirà alle 16 da Biumo e il tradizionale taglio del mantello alle 16.30. E poi risottata a mezzogiorno alle 17, chiusura ufficiale dell'evento in sala Montanari. Per Varese la festa di San Martino ha incontro, divertimento, costume, tradizione, ma anche solidarietà, soprattutto quest'anno. Sono aumentati i poveri, abbiamo molti problemi a livello nazionale e internazionale e quindi la solidarietà diventa l'unico strumento che ci permette di superare questa fase di crisi. E ben altre 108 opere sono state donate dalla famiglia Panza al Fondo per l'Ambiente Italiano, che oggi ha potuto celebrare la ricca dote inaugurando una mostra di respiro internazionale. Una casa come questa non esiste in Italia. Partiamo da qui, un'affermazione che fa onore a chi la pronuncia e a chi l'ha resa possibile, cioè Giuseppe Panza e la moglie Rosa Giovanna, uniti nella vita, nella ricerca, nell'esplorazione, nella collezione. Proprio da quest'ultima provengono altre 108 opere donate al FAI, un quarto di secolo dopo le 141 donate dal Conte insieme alla splendida Villa di Biumo. Quindi la collezione raddoppia in modo da raccontare sempre di più e sempre meglio la poetica del collezionista, il filo rosso che ha legato una vita dedicata al collezionismo delle opere d'arte e che raccolta in questa casa aiuta noi italiani e noi europei a riscoprire in un certo senso una dimensione spirituale anche attraverso il percorso artistico. Si inaugura così la mostra Ex Natura, immersione nella forma e nell'evocazione, così come proposta da 26 artisti europei e americani, visitabile fino al 1 ottobre 2023 e utile a rendere la dimora del FAI ancora più dinamica, ricercata e intrigante. Nonostante questa ulteriore donazione, quello che manca è ancora tanto, però sicuramente la villa, le opere stesse che sono state esposte per così tanto tempo avranno modo di riposare, come ho detto prima, in modo da poter dare anche la possibilità al FAI stesso di organizzare mostre diverse, di far sì che il pubblico sia sempre invogliato a tornare a Villa Panza perché scoprirà qualcosa di nuovo. A proposito di arte, oggi l'addio al pittore Rocco Prete a Busto Arsizio. Betty Farioli ha raccolto il ricordo del nipote. È stato energico e brioso per tutta la vita Rocco Prete, il pittore bustoco che raccontava la sua città attraverso gli scorci più suggestivi, ed ancora i paesaggi e i fiori, sempre rappresentati con una tavolozza dai colori delicati, mai aggressivi o impetuosi, quasi un contrasto con la sua vivace personalità, come ricorda il nipote Gianluca. Un uomo dinamico, un uomo che era sempre pieno di brio,
un po' in contrasto con le immagini dei suoi quadri, che sono sempre, hanno questo velo di dolce malinconia, questo velo di dolcezza. Però era sempre un uomo al centro, voleva essere sempre lui, soprattutto in famiglia, era il nostro punto di riferimento quando c'era da organizzare qualcosa di importante. Rocco Preit, l'indimenticabile artista dalle pennellate dolci, luminose e morbide, che si facevano carezze quando accompagnava il movimento dell'acqua del suo Ticino, ritratto sempre e rigorosamente in plein air, raggiungendo le rive vestito d'artista. Il classico pittore con la valigia, poi anche l'abbigliamento da pittore, si vestiva un po' tipo col cappello, col velluto, proprio dava quel senso proprio d'autunno anche. Non so, difatti i suoi quadri migliori secondo me sono quando rispecchia la neve, l'autunno. Mi ricordo le sue mostre, tutte le sue mostre che ha fatto fin quando ero ragazzo. Quando mio papà mi portava, che ero piccolino, le prime mostre non personali, che faceva dei concorsi sul lago, sul fiume, a Rona, mi ricordo. E niente, lì ha cominciato la sua carriera, è un'ottima carriera secondo me. E a proposito di Busto Arsizio, per lo sport, che cosa serve alla Pro Patria per puntare alla Serie B? Lo chiediamo a Patrizia Testa, ospite domani del nostro Bianco-Blu. Ecco un'anticipazione. Insomma, il sogno di vedere veramente la Serie B, certo, ci vorrebbe una mano, però la Serie B... Io ho usato... In questi anni qua un termine di confronto che non significa essere gelosi o andare a copiare. Io ho detto, in una realtà simile per città e soprattutto per numeri della città, con aziende importanti, io ho fatto il paragone di quella che è stata la mia Pro Patria in questi anni e di quello che è stato in questi anni il Sud Tirol. Io so che cosa raccoglie il Sud Tirol, perché in questi anni ho mantenuto anche la carica di responsabile marketing e quindi sono stata al tavolo di queste convention che si fanno con i responsabili marketing. Io quindi so che cosa si raccoglie. Il rapporto è 1 a 20. Stavo dicendo 1 a 10. I proprietari del Sud Tirol sono 10/15 imprenditori del territorio che hanno costruito un progetto. Troppo facile parlare di strutture, di migliorare lo stadio, di fare tutto sulla pelle di un'unica persona. E, scusatemi, non vorrei peccare di presunzione. Io attraverso il calcio non veicolo nulla di lavorativo. È vero. Questi anni sono a disposizione totale, grazie all'aiuto di mia sorella, degli imprenditori locali per quello che possono fare, ma la grossa imprenditoria di Busto non ha mai messo nero su bianco qualcosa. E a proposito di Busto Arsizio, stasera alle 21.30 lo speciale Consuma di meno per avere di più su Rete 55 per parlare della nuova campagna antispreco che coinvolge anche gli impianti sportivi così come gli uffici comunali, quelli dell'AGESP e molto altro, mentre domani alle 20 l'appuntamento è con il TG7 Busto. E con questo, per questa edizione del telegiornale è tutto, io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori, domani sereno al mattino con nebbie sulla bassa padana all'alba, in giornata passaggi nuvolosi ma asciutto, temperature massime previste tra 13 e 16 gradi, temperature minime tra 5 e 8 gradi.